Don Momo Piromelli, il re della piana di Gioia Tauro, il super padrino. Come si spiegano questi titoli? Non l'ho mai concepito io, questi titoli. Non l'ho mai avuto e non mi sento di essere ciò che dico. Buongiorno. Klaus Davi, lei abita qua? Sì. Cercavo Antonio Piromalli. Piromalli Antonio. Se lo conosce? Io lo conosco. Sì. Antonio! Ma è lei? Sono Klaus Davi, giornalista. Volevo fare un paio di domande. Perché? Sono un paio... Un secondo, lei non è Piromalli? Solo un minuto. Siamo davanti a casa di Gioacchino Piromalli, ritenuto uno dei capi della famiglia. Ecco qua, sì, c'è Gioacchino. Chi è? Oh, signora Klaus Davi, buongiorno, cercavo l'avvocato. Ma è fuori per lavoro. E quando torna? Tra poco una settimana. Ah, non lo... Ah, posso avere un numero, lasciarle il mio? Si può lasciare il suo? Sì. Sì, con chi, prego, con chi parlo? Ah, signora, Klaus Davi, giornalista. Grazie. Può aprire, non faccio niente. No, è che abbiamo i cani di rotolo. Ah, che cani avete, che cani? Abbiamo dei cani liberi e quindi un maremmano e un altro cane. Ah, ma non è che aggredisce i giornalisti, no? No, assolutamente. Ah, mi raccomando, io amo i cani, quindi... E un attimino, prego. Ma lui può adesso è libero, può espatriare o è, non ha vincoli con la legge? Ok. Avanti, posso? Prego. Giornal, Klaus Davi, giornalista. Salve. E lui è il collega all'operatore. Sì. Posso? Klaus. No. Tu sei minorenne. Sono Klaus Davi, cercavo il signor Girolamo, sono Klaus Davi, giornalista. Sì. Niente, gli devo fare una breve intervista, quando posso trovarlo? Di che si tratta? No, un'intervista a lui, se ha 5 minuti. Sì. Però non è in casa. Posso? Non c'è in casa, stasera sicuramente. Stasera torna? Sì. Vuole che lasci il mio numero? Ma di cosa si tratta? Ma è un'intervista su per lui, poi se mi chiama gli spiego, se mi fa una telefonata poi ci vediamo. Sicuramente per oggi penso di... Vabbè, noi siamo in città. Grazie, signora molto cortese, grazie. Ci possiamo conoscere, però è per problemi di mia vita personale, non credo che sia una cosa accessibile perché non è... Con tutto rispetto, non è che sono un personaggio di pubblicità e posso fare queste cose. No, però... Scusi, inutile che parliamo al telefono, secondo me, di questa cosa qui. Se lei ha occasione di dedicarmi 10 minuti, ci beviamo un caffè, tanto credo di essere persona civile come lei. E poi vediamo se troviamo un punto in comune, intanto ci conosciamo. Non so, Ma tu sei una settimana, sei qua? Sì, io sono tutte le settimane. Una ragnatela di rotte che collega il Sud America al vecchio continente. A tessere la trama di fili invisibili sui quali viaggiano miliardi di euro di sostanze stupefacenti, il gigantesco ragno nero dell'Andrangheta. Dalla sua tana al sicuro in Calabria è lui a muovere le pedine del narcotraffico.
Non ha dubbi il Ministero dell'Interno. L'Andrangheta possiede il semi-monopolio sul traffico di sostanze stupefacenti. Cocaina soprattutto, ma non solo. Occultati nei container, in mezzo a merce di qualsiasi tipo, dalle banane ai pannolini, passando per i cuori di palma, viaggiano anche eroina e droghe sintetiche. Quella che viene intercettata e sequestrata a Gioia Tauro, oltre una tonnellata dall'inizio del 2014, rappresenta appena il 10% del totale di polvere bianca che ogni giorno riesce a sbarcare nei porti del Mediterraneo per essere smerciata nelle piazze di spaccio del Nord Europa. Il patto sancito con i cartelli del Sud America ha permesso agli uomini della criminalità organizzata calabrese di diventare i principali referenti a livello mondiale. Molto più che intermediari, ma veri e propri referenti unici. Dal narcotraffico, l'Andrangheta riesce a ricavare un fatturato che vale più dello stesso Qatar, oltre 24 miliardi di euro, pari al 62% della totalità delle attività illecite sulle quali la criminalità organizzata ha costruito negli anni il suo impero economico. Secondo quanto emerso dall'ultimo dossier pubblicato dall'Istituto di Statistica Demoscopica, dalla Calabria, che conta 141 organizzazioni criminali di tipo mafioso, sarebbero partite alla conquista del mercato nazionale centinaia di 'ndrine. Fuori dai confini regionali, i clan di 'Ndrangheta agiscono soprattutto in Piemonte, Liguria, Lazio e Lombardia, ma è molto lontano dall'Italia che l'attività dell'Ndrangheta raggiunge il suo apice. Sono le grandi piazze di spaccio a garantire colossali margini di guadagno. Il modello organizzativo dell'attività illecita è basato sul meccanismo di riproduzione della matrice primaria, modello regolato da precisi gerarchie e rituali, replicato all'infinito nelle diverse località del paese e anche ben oltre i confini italiani. Insomma, il procedimento di diffusione, da Africa a Melbourne, rimane invariato. A cambiare sono gli interlocutori e le zone di aderenza con la società civile. Nell'Andrangheta i cognomi sono molto importanti perché sono il segno che la storia criminale dell'Andrangheta lascia sulle generazioni che si susseguono. La famiglia Piromalli è una famiglia importantissima, pesantissima in Calabria, e Antonio Piromalli, che è venuto a Milano e qui ha messo il centro dei suoi affari, ha continuato gli affari della famiglia facendoli, sviluppandoli, ammodernandoli, rendendoli più nuovi, più moderni, ripulendoli anche da una certa aria di violenza. Antonio, ma è lei? Sono Klaus Davi, giornalista. Antonio Piromalli è di terza generazione, è la terza generazione installata a Milano di un'Andrangheta potente. Io credo che questo non possa essere dimenticato né in Calabria né in Lombardia. Don Momo Piromalli, il re della piana di Gioia Tauro, il super padrino. Quando si dice l'Andrangheta al nord ha messo giacca e cravatta, magari ha mandato i figli a studiare. Antonio Piromalli, terza generazione, sa l'inglese, sa il francese, ha una laurea, insomma è una persona, diciamo, che non è simile a certi boss calabresi o anche siciliani che conosciamo dai telefilm. È una persona, diciamo, che sa stare al mondo. Ciò nonostante, questa faccia, che è la faccia pulita, la faccia degli affari, la faccia che presenta il boss come un uomo d'affari, un rispettabile uomo d'affari. Ciò nonostante, ripeto, rimane sempre quell'altra faccia, cioè gli altri che hanno a che fare con lui, che fanno affari con lui, sanno che questi personaggi hanno una marcia in più, non so come dire, hanno un elemento competitivo in più, che è il loro rapporto con una storia criminale violenta, e che questa storia e che questa violenza può venire fuori in ogni momento. Volevo fare un paio di domande.
Perché? Gioia Tauro, ma anche Milano. Di premesso che noi, rispetto ad altre realtà, siamo stati accolti tutti, diciamo, senza nessun problema, rispetto a chi ci tira le scope, a chi ci manda gli scagnozzi, eccetera. Prego, chi sono? Chi è questa famiglia importante? La famiglia Piromalli rappresenta senz'altro l'elite dell'andrangheta, che meglio di altre è riuscita ad adattarsi ai nuovi tempi. Quindi un'andrangheta di nuova generazione. Perché mentre tutti i vecchi grandi capi dei Piromalli oggi sono in carcere, sono reclusi, la nuova generazione invece è quella che è riuscita a studiare, a istruirsi, sì, ma andare cosa hanno fatto oltre, questi... oltre i confini. Cosa... Oltre i confini, quindi dall'associazione mafiosa. Questo ok, ma cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Loro rappresentano la vera e propria Gioacchino, storia. Gioacchino, che ha fatto? Cent'anni, proprio un'operazione, cent'anni di storia, rappresentano la storia della piana di Gioia Tauro, ma non solo. E non solo per quanto riguarda l'associazione mafiosa, ma anche ad esempio per il controllo del porto di Gioia Tauro. Quindi questa è la famiglia che più di altre nel corso del tempo ha avuto il controllo, ad esempio, del porto di Gioia Tauro. Antonio, che vive a Milano, abbiamo visto... potrebbe essere un milanese qualsiasi, un no? Milanese qualsiasi, perché è riuscito ad adattarsi benissimo alla realtà milanese. Ma cosa ha fatto? Beh, cosa ha fatto? Lui, diciamo che ha ricevuto anche lui delle inchieste, ha ricevuto lui anche lui una condanna, non sicuramente condanne di tipo particolarmente grave per sì, fatti beh, di insomma, sangue, sicuramente. Ha fatto 6 anni, non però è fatto, che si danno 6 anni così. Ha fatto 6 anni per un discorso di associazione mafiosa, vabbè, ovviamente. Dici poco, un'affiliazione, no, dico, però ci sono altri esponenti della famiglia Piromalli invece che hanno avuto delle condanne molto più pesanti per fatti di sangue, e lui rappresenta questa nuova generazione. Abbiamo al telefono Arcangelo Badolati, e io grande stima per questo collega. Arcangelo è un pozzo, un'enciclopedia, benché sia giovane. Buonasera Arcangelo. Buonasera. L'applauso. Grazie per l'applauso. Allora, hai visto, siamo stati accolti rispetto ai De Stefano, che insomma ancora ci guardano in cagnesco, però non voglio polemizzare stasera con la famiglia De Stefano, basta, per un po' stiamo tranquilli. Hai visto che la famiglia Piromalli è molto più soft, no? Hai notato? Beh, certo, è una famiglia, intanto un patriziato che rappresenta nell'ambito dell'andrangheta, diciamo, un punto di riferimento nel mondo, e poi un patriziato che si è evoluto, che è andato avanti, che ha, come diceva il collega prima, insomma, ha avuto un'evoluzione verso una nuova generazione di ragazzi che hanno studiato a Milano, che sono laureati, che quindi hanno anche, diciamo, il linguaggio giusto per parlare con le nuove generazioni, quindi una famiglia che ha radici nel passato e una forte presenza nel presente e credo pure nel futuro. Gioacchino è stato condannato, l'avvocato Gioacchino è stato condannato nel 2001 ed è stato invece per associazione mafiosa, non mi, i reati esatti? Tentata estorsione, quindi non proprio passeggiata, ma poi invece nel processo successivo è stato assolto. Come li collochiamo nel noi gli abbiamo chiesto un'intervista, rinnoviamo ovviamente la cosa, come li collochiamo Arcangelo? Ma guarda, io credo che Gioacchino poi sia uscito fuori, diciamo, dal panorama criminale, cioè abbia scelto dopo la disavventura giudiziaria un profilo diverso. Quindi confermi questo, perché sì, io non confermo. Ho l'autorevolezza che hai tu, quindi... Io confermo questo, posso dirti che finì in quell'inchiesta della DDA di Reggio perché offrì al comune di Gioia Tauro di risarcire il danno attraverso la sua prestazione professionale, e questa sembrò inizialmente, come dire, una provocazione, potrebbe d'altronde esserlo, no? Vista da lontano, era l'unico modo che lui aveva in quel momento per risarcire, considerato la sua condizione economica ufficiale, no? Risarcire lo Stato. Poi si capì che questo non era un atteggiamento mafioso, così stabilirono i giudici, fu assolto. Da quel momento è tra l'altro lontano da Gioia Tauro, cioè si è organizzato una vita normale, insomma gode certamente del fatto di chiamarsi Piromalli, ma d'altronde è un cognome, diciamo, che ha ereditato e che comunque... Scusa Arcangelo, ricordiamo anche i rapporti con la politica, ci furono intercettazioni pubblicate dall'Espresso tra non un esponente della famiglia, un parente, e con Micichetti, ricordi, non il politico ma il faccendiere che viveva, mi pare, in Sud America, sì, che doveva incontrare stradato. Marcello Dell'Utri, il quale fu più volte accusato di avere rapporti con l'andrangheta, no? Sì, fu così, fu accusato, ci fu questa intercettazione, Micichè, insomma, si propose come il risolutore dei guai di Giuseppe Piromalli,
diciamo il capo, quello che attualmente è detenuto, nipote di Peppino e di Mommo, si propose come un possibile interlocutore per farlo scampare al regime del 41 bis e quindi si parlò di questo interessamento. Micicché chiaramente cercò sponda in Marcello Dell'Utri, che già aveva i suoi guai, ma che rappresentava insomma un personaggio. Però questo che cosa vuole dire? Che la politica, certa cattiva politica, è sempre pronta ad andare a braccetto con certi ambienti, o no? Se è vero che la mafia è la mafia, parlo in generale, ma è vero che anche la politica, se ne stesse alla larga, sarebbe un bene per noi tutti i cittadini, no? Beh, questo è evidente, è chiaro che diciamo, famiglie di questo casato, come dire, di questa potenza storica, possono essere nella testa di un politico anche grandi elettori, grandi elettrici, no? Una famiglia importante, quindi in grado di muovere voti. Il rapporto è sinallagmatico tra la politica e le organizzazioni criminali, e sbagliano i politici, questa è una cosa che ormai i magistrati in Calabria stanno ripetendo, sbagliano i politici a essere pronti ad entrare in contatto con questa gente e naturalmente a eventualmente fare da mediatori in casi in cui bisogna risolvere dei casi giudiziari. D'altronde l'Andrangheta non ha mai attaccato lo Stato direttamente, proprio perché aveva sempre la possibilità di trovare una porta aperta, e l'ho definita così, la teoria della porta aperta, cioè si stavano a processi che in primo grado si concludevano con raffiche di ergastoli, in secondo grado venivano mitigate e spesso la Cassazione non dava tutto e rimandava indietro. L'Andrangheta è l'organizzazione più dura, più cruda e più asciutta che noi conosciamo in Italia. È diventata molto credibile nel panorama internazionale, soprattutto in Sud America, non solo per la sua durezza, ma anche perché meglio e ben organizzata, poiché ha mandato in Sud America dei broker che vivono stabilmente lì e riescono ad ottenere una droga di qualità, una cocaina di qualità, ai prezzi più bassi, cioè a 1200 euro al chilo. Ma l'Andrangheta è oggi l'organizzazione leader nel traffico internazionale perché è quella più ricca, quella più potente, quella più credibile. In una conversazione intercettata in Colombia, due narcotrafficanti, parlando dell'Andrangheta, si esprimevano in modo molto chiaro e inequivocabile: l'Andrangheta è solvibile, l'Andrangheta non ha collaboratori di giustizia, e quindi queste due qualità, queste due caratteristiche hanno fatto dell'Andrangheta un'organizzazione che, con la quale molti vogliono fare affari, e questo ha portato l'Andrangheta oggi ad essere leader nel traffico di cocaina con un fatturato di 44 miliardi di euro l'anno. Il reato di mafia non è tipizzato negli altri paesi europei e quindi questo ci pone una problematica di riconoscimento di questo reato. Questo naturalmente è una questione che noi abbiamo posto anche al Ministro della Giustizia Orlando, per farsi promotore anche in Europa di una sensibilizzazione della necessità comunque di un riconoscimento di questa problematica, che ormai purtroppo non è soltanto italiana, non è soprattutto calabrese, ma è una realtà che si estende, come ho detto prima, in molti paesi del mondo. È l'esempio, per esempio, della Germania, è un esempio eclatante della presenza dell'Andrangheta, eppure in Germania non esiste il reato di mafia. E questo per anche la giustizia italiana, per le investigazioni, è un problema. Ci sono tante dinamiche che ancora sono sconosciute. Intanto la cocaina non suscita allarme sociale perché crea status symbol, è quello della grande bellezza, delle strisce candide. E poi l'altro aspetto preoccupante è legato ai soldi della cocaina, che entrano con grande facilità nel mercato legale. Oggi i soldi della cocaina non vengono rifiutati né dalle banche, né dagli imprenditori, né dai professionisti che mettono al servizio degli 'ndranghetisti le loro conoscenze, le loro competenze. Quindi c'è ancora tanto da capire, anche perché soprattutto nel settore degli investimenti
investimenti, molti miliardi dell'Andrangheta finiscono nei paradisi fiscali, finiscono in zone che sfuggono al controllo e alla valutazione delle nostre direzioni distrettuali. Per esempio ci sono delle stime che parlano di 20 milioni di potenziali tossicodipendenti in Cina e ci sono già primi segnali della presenza dell'Andrangheta anche in quella parte del mondo. La trattativa è un discorso di domanda e offerta. I calabresi riescono a ottenere prezzi bassissimi perché vanno lì e comprano quantità ingenti, comprano tonnellate, e come il grossista che va a comprare meloni in Puglia o pomodori in Campania, cerca di comprarne più possibile per avere il prezzo più basso. E quindi io compro 5.000 kg di cocaina, non vuol dire che io oggi ho bisogno di 5.000 cocaina, io intanto la blocco e poi faccio arrivare in Italia 100-200 kg per volta in borsoni, nei container, e però già ho fissato il prezzo per 5.000 kg, anche perché non esiste ormai un grande cartello come poteva essere quello di Calo, di Medellin, ormai sono tanti piccoli cartelli che a loro volta per rifornire di 5.000 kg di cocaina si devono consorziare, come si consorziano le famiglie di 'Ndrangheta quando devono comprare 5.000 kg di cocaina, cioè 3-4 famiglie di 'Ndrangheta si consorziano tra di loro per comprare, io ho bisogno di 1.000 kg, io di 500, io di 300, si consorziano tra di loro e danno ordine al broker che in Sud America vai a comprare 5.000 kg. Non ha esitazioni il capocrimine Giuseppe De Stefano nel definire pazzo quello che un tempo fu suo cognato, il pentito Nino Fiume. E se un collaboratore pazzo, si sa, diventa pure inattendibile. È evidente il tentativo del boss di ridimensionare la portata delle dichiarazioni che lo inchiodano quale soggetto di vertice assoluto dell'Andrangheta Regina. Ma accusare i pentiti non è prerogativa esclusiva di De Stefano. Nella sola provincia di Reggio Calabria si contano almeno 3 casi di collaboratori messi all'indice perché ritenuti drogati, pazzi o alcolizzati. È accaduto a Roberto Moio, ex appartenente al clan Tegano. Diversi personaggi da lui accusati hanno provato a screditarlo, additandolo quale soggetto dedito all'alcol. Tentativo mal riuscito, visto che il pentito è ancora oggi pienamente credibile. C'è poi chi, come Enrico De Rosa, ha dovuto ammettere l'assunzione di sostanze stupefacenti per poter spiegare con dovizia di particolari come avveniva lo spaccio nell'abitazione del boss Checco Zindato, una confessione che però non è certo minato la credibilità. Ma il caso più singolare è quello riguardante Antonio Zavettieri. A certificarne l'inaffidabilità è un documento giudiziario che riporta una diagnosi impietosa. Dipendenza da alcol e cocaina, disturbo di personalità, comportamento ammiccante e manipolatorio, scarsa capacità critica ed altro, tanto da indurre lui stesso a definirsi inattendibile. Anche quando le sue parole sembrano andare nella direzione approfondita dalle indagini, Zavettieri si tira fuori: non sono più un pentito. Lui
150.000 morti per droga ogni anno in tutto il mondo. L'andrangheta ne uccide la maggior parte. Per ogni container di cocaina sequestrato si dice che al porto di Gioia Tauro ne passano 100 pieni. Gioia Tauro merita di meglio. Ehi! Oddio, l'unica polvere bianca che ci piace, la farina calabrese. Don Antonio, l'andrangheta guadagna e lucra sul commercio di coca, bisogna dirle queste cose. Gioia Tauro è uno dei grandi canali, no? Purtroppo devo dirti che bisogna dirle, ma le diciamo anche, sai, le diciamo in tutte le maniere. Io vorrei che, per esempio, fossero più efficaci le campagne che si fanno a livello di mass media. Certo. Che fossero più efficaci le campagne che si fanno anche sui giornali. Più efficaci, capito? Però molte volte ha l'impressione che facciamo delle campagne contro la coca e contro la droga e pare che siano più un reclam che non una campagna contro. Però non è che c'è paura a parlare della cocaina, perché la cocaina si prende nelle redazioni, si prende nelle banche, si prende nei luoghi dei ricchi, e allora i ricchi non amano parlare dei loro vizi. Ma sai, è molto più facile parlare delle droghe povere e delle droghe, diciamo, che usano i nostri giovani, anziché parlare delle droghe dei dirigenti, dei grandi dirigenti, politici compresi, che sarebbe anche ora però di fare i nomi.